Pa, 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 pa. Non gioco a questo gioco dal 9 settembre 2021. Poveri, poveri, poveri miei amici di Animal Crossing. Poverini, poverini, poveretti. Poveri, io dico solo questo. Buongiorno a tutti, buon pomeriggio. Buon pomerigioco. Bello. Buon pomerigioco a tutti. Io spero non si veda rosso come l'altra volta. Ok. Sì, è da un po' che manco con Animal Crossing ed è anche da poco e da tanto che in realtà non gioco proprio ad Animal Crossing perché la vita è stata frenetica e quindi di conseguenza ho tutto tempo pratico di giocare, insomma. Ecco. Quindi oggi dedicheremo questa puntata di animali attraversanti nuovi orizzonti al risistemare, ripristinare in una modalità dignitosa l'isola di Rosmarina. Ebbene sì, ragazzi. Adesso vedremo cosa fare con questi piccoli abitanti di questo villaggio che tutti sarà il disastro perché sono sicura che è ancora tanto rosso. E ci sarà il caos. Caos, alcuni se ne saranno andati, avranno Veramente? abbandonato. E dopo un po' che giochi, se non ti curi di loro per un po', alcuni lasciano, alcuni mollano. E spero che non abbiano mollato gli miei. No, vedo che c'è ancora Gomitolo e c'è ancora Rexio. Quindi l'abbiamo scampata, insomma. E niente, quindi mi auguro veramente tanto che non sia uno scenario apocalittico la mia Rosmarina. Però vedi che non funziona l'audio di Animal Crossing. Fammi sentire. Devi controllare queste cose. Capito? È audio del desktop o Nintendo, No, no, Nintendo Nintendo Switch. Switch. Pa-ra-pa-pa-pa-pa. Cosa è successo? Tutto è pronto. No, non è il software. Sì, è più giallo. È una questione di, secondo me, proprio di temperatura più di colore, sai? Perché c'è il filtro giallo No, su. no, guarda. Sì, no, è proprio arancione potente. In confronto alla TV, lavatissimi. Possiamo abbassare la saturazione, ma già l'avevo fatto l'altra volta. Contrasto? Oh, non so. Così diventa in bianco e nero. Sì, però se si stesse Se stesse fermo. fermo, adesso si riapre, sì. Sì, Cosa fa la cosa iniziale? sì, sì, sì. Che ha spostato la webcam. No, no, sì. Però adesso la gamma per il contrasto deve essere un po' troppo.
non è un vero contrasto. No, per favore. Ok. No, non capisco. Vabbè, poi niente. Ecco, già adesso sembra. Sì, Sì, dai. no. Prego. Grazie, Joao. Non c'è nessuno oggi ancora. Guarda questi terroristi. Terroristi. Collo terrorista. Che vecchia che sono, la città dell'Harlem Shake. Boh, perché mi fa ridere, mi faceva ridere il video di Filthy Frank. Comunque, così. Qua posso lasciare? Sì, lascio. Lascio. Gneppo, 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 peppo, ippo, pezz. Oh no, non iniziamo, eh. Meglio è. C'è Patti. Poing, poing. C'è anche Papi. Poing, poing, poing. Ma va bene che ci sei anche tu, eh. Fai compagnia dentro l'inquadratura. I fantasmi! I fantasmi! Che spostano le webcam. Fantasmi delle webcam. Ah, non sai che cos'è? Ho capito cos'è. Si è mollato un po' No, sotto. perché non stiamo più utilizzando il coso. Non stiamo più utilizzando la stabilizzazione. Perché era il software della Logitech che ne faceva andare a scatto. E con la stabilizzazione, il software della Logitech. Logitech, croppava un pochino. Ah. Croppava il giusto. Beh, vabbè, ma Quindi o lo facciamo il crop manuale, o se no lo lasciamo così. non dispiace questo wide angle. Cosa attraversiamo oggi? Un portale extradimensionale? Ciao Bix, sì comunque, se ti può interessare sì, insieme a Fuffi, in compagnia di Fuffi. Dicevo poc'anzi, caro Bix, che ci sarà uno scenario di post-apocalittico dentro quest'isola di Animal Crossing, perché è dal 9 settembre che io non gioco ad Animal Crossing. È il periodo più lungo da quando ho comprato la Switch, però dicevo, logicamente questi sono Della vita. le case della vita. No, no. I controller fanno letteralmente cagare. A 2 metri di distanza. Così Soffio, il soffio magico. come. Come sui telecomandi quando non funziona, che o li sbatti o li soffi. Oh no, quindi se non giochi l'isola diventa una discarica. Per i miei standard sì, tipo Nintendox. Per i miei standard sì, ma magari per qualcuno dice, vabbè, per due fischi, per due erbacce in più. Però il problema è che comunque quando tu hai
stai molto assente all'interno di Animal Crossing, qualcuno decide di andarsene perché si sente abbandonato. Tutti i cani erano pieni di mosche, esattamente, esatto. Madonna, tutti i cani che sono stati lì lasciati dentro Nintendogs, anch'io, i miei. Tra l'altro, io sceglievo sempre. Che cani sceglievo? I Labrador, probabilmente. Anche il Dalmata se la tirava un po' troppo, secondo me. Il Dalmata se la tirava un po' troppo. Come che giro con questa sedia? Invece ero da Husky. Ecco, anche gli Husky erano bellissimi, effettivamente. Bene. Andiamo a vedere cosa è successo a Rosmanina. Beh, ma queste erbacce sono belle, dai. Le avevo piantate anche apposta, alcune. Sta tutto diventando arancione, oh mamma! Sono cresciute rose a caso. Ecco qua. Allora, ho appena pestato un grillo con i piedi. Scusami, signor grillo. Non volevo. È vivo comunque. Guarda la quantità di erbacce! Vergognosissimo. Però guarda che belle queste erbacce. Proprio, proprio belle. Perché fanno una certa scena. Io le avevo messe appunto alcune, vedete dove le sto togliendo, sono quelle che erano cresciute allo stato brado, ma quelle che lascio sono quelle che avevo lasciato effettivamente apposta, e questo trucco l'ho imparato con la nostra buona Cade a Caso. Le ho lasciate apposta per dare un po' di no, raccolti fiori per niente, vabbè, per dare un po' di vivacità al tutto, insomma. Perché sono sempre questa erba tagliata così. Oh, questo era un pezzo nuovo che non vi avevo fatto vedere. Questo è l'angolino ristoro che ho creato per lo scambio degli schemi. Mi sembra venuto bene, dai. Va, 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 che belli questi cespuglietti che finalmente sono germogliati i fiori. Capriolè, è un po' che non vedo il tuo musetto da queste parti. E infatti, è vero, Capriolè, hai ragione. Ah, molto divertente. Mi piace l'ironia di Capriolè. Ho fatto una alla Hank Hill. Ruberò quella battuta. Assolutamente sì. È sempre molto, come dire, fa sempre delle belle freddure. Una dell'altra. E c'è un punto cieco qui che non vedo. Adesso andiamo su e ci sarà il disastro. Su. Ma che bello come crescono queste erbacce. È rimasta Nana, che bello. Ma dai, sono rimasti tutti. Credevo che se ne fossero andati. Adesso per la cuccia.
dici, traditrice, dove sei stata tutto questo tempo? Quale è sempre più bella? Vabbè, qua le lascio le erbacce perché le avevo lasciate apposta. Rex, ciao, vecchio mio. Un pendolo di Newton. Ho Bello, ma che bel vinto. vestitino. Eh sì, gliel'ho regalato io. Ho vinto questo affare una lotteria di una sagra, però ce l'ho già, siccome non si è avuto niente. Vabbè. Perché no? Certo, adesso vediamo che cosa, come sfruttare questo pendolo di Newton. Cosa succede? Oliva, what happened? Matto, matto. Già l'avevo visto per terra. Ma costretti a comprare un'altra vasetta di Rompo i Nutella. bicchieri per comprare la Nutella, La per avere Nutella. la scusa. Decideranno di fare la Nutella vegan. Potrebbero. So che la Nutella non cambierà molto. Ormai, infatti. Yeah. Ma vabbè, capito, ma non devono cambiare la ricetta, devono cambiare solo fare una versione alternativa. Alla fine Nesquik adesso ha iniziato a fare il Nesquik vegan. Dire, quindi vuol dire c'è speranza. Ma quanti avevo in tasca? Dico ancora che non conosco. Scusa, ma fai da te ispirato un romanzo che sto leggendo adesso. Lo adoro. Gli schemi sono come le torte. Condividili e il mondo ti ringrazierà. Provalo se hai il materiale giusto. Bonne chance, Lisetta. Letto blocchi di legno. Io voglio avercelo già, invece non ce l'avevo. Vediamo. Ce l'avevo? Ah, guarda un po'. Vabbè. Bravo, bravo. Cavolo. Sì, forse abbiamo spostato qualcosa. Bene, torniamo su. Molto più disastrosa la situazione. Invece, dopo tutto, Giocando in una vita facile. no. Ah. Giustamente, Oliva suggerisce che sto giocando in modalità facile. Uepe. Che bel signorino che sei. Grazie. Lo vorrei nella realtà questo camicione verde bottiglia. Sono sicura che ce lo scambieremo tantissimo. Che dovete sapere, bambini, che io e Oliva siamo soliti a scambiarci gli abiti nell'armadio. Infatti abbiamo un armadio che, eccezion fatta di qualche capo, è tutto sostituibile. Invece.
intercambiabile. È intercambiabile. E noi siamo contro gli stereotipi di genere e tutto quel che ne consegue, tipo rosa per le femmine, blu per i maschi, eccetera, eccetera. Io spero che Cervina non se ne sia andata su, provarlo. Io ho creato la foresta senza calcolare, senza minimamente calcolare, che poteva essere un disguido il fatto di non vedere cosa c'è in mezzo. L'ho fatto apposta perché volevo fosse la parte misteriosa dell'isola con il frutteto, eccetera, eccetera. Non mi sembra che ci sia nulla per terra, quindi. Allora, di cosa posso liberarmi? Vediamo. Allora. Granchio guantato l'ho donato al museo. Controlliamo. Lo sapevo io. Andiamo subito da Blattero. Sì, raccontaci di più. Effettivamente. Va bene così. Non avevo. Sì. Beh, allora andiamo a liberarci un po' di cose, tipo che posso vendere benissimo. Ciao Shabulader. Ciao. C'è dell'erbaccio qui dietro. Allora. Qua. Dov'è? Ah, giusto. Avevo spostato la bottega di Nucca. Qualcuno faccia partire Pepsi Man. Pepsi Man. Io. Partire tu. Vai, fammi partire. Chiamami pure Shabu, dato che il nome è un po' difficile da pronunciare. Sarà fatto. Sarà fatto. Sarà fatto Shabu. Allora. Cosa vendiamo? Vendiamo. Grazie per il follow, grazie mille, grazie, 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 grazie. Allora, come va? Come stai?
ringrazio ancora per il follow. Dimmi come mi devo rivolgere a te, con che pronome vuoi che io mi rivolga a te. E innanzitutto, qual è il tuo fossile preferito di Animal Crossing? Se già che Animal Crossing. Rami. Io sto vendendo un po' di cose, è da un po' che non giocavo ad Animal Crossing, quindi sto cercando di ripristinare un po' alla normalità l'isola. Tavolo da te, bei rami. Quanto è che streami lo fai come lavoro fisso? Ah, guarda, in realtà è una cosa che facciamo in collettività, io e il mio compagno, Oliva, che hai appena visto spuntare con la Pepsi, ed è circa un annetto, facciamo questa cosa assieme, circa, un annetto. Da maggio, essere precisi, non è proprio un annetto. A me sembra passato tanto tempo, però. È da maggio e sì, lo facciamo come certo come un lavoro fisso, sicuramente più presente Oliva rispetto a me, e io ho altre cose, diciamo, nel frattempo, perché io studio anche e quindi insomma cerchiamo di connubiare tutti i nostri impegni, ma cerchiamo di investire il più tempo possibile per creare cose di qualità. Cavolo da Cina, io potrei venderlo perché Leggiamo un libro, giochiamo, leggiamo dei libri. sì, oltre al gioco, chiaramente oltre al gaming, giustamente come dice Ivan, leggiamo libri al martedì e leggiamo le news praticamente quasi tutte le mattine. Giochiamo ad altri giochi e parliamo di attualità sostanzialmente. Andiamo E anche pomeriggio. suoniamo. E da un po' abbiamo, dal lunedì scorso abbiamo provato questa nuova modalità dove streamiamo mentre facciamo le prove, in sala prove, perché io e il buon Oliva suoniamo assieme. E adesso è solo telespettatori. Eh sì, adesso sì. Ci sono delle volte in cui ci sono meno spettatori, ma non mi turba particolarmente, insomma. Se c'è qualcuno di interessato, io sono contentissima, veramente. E a volte cuciniamo anche, è vero. A volte parliamo di film, è vero, abbiamo guardato anche un film assieme. Berretto pera e poi scrivo solo io in chat. Perché sì, perché purtroppo c'era Pix. Però chiaramente secondo me lui adesso forse sta uscendo da lavoro, conoscendolo forse. Ormai siamo diventati abitudinari dei nostri, siamo nelle vite dei nostri fans. Vi direi che potrei vendere anche solo queste cose qui. Questa, la palma e il dono rosso biogio. Dopo non sono multitasking. Cos'era? Armadio razzi. Anche questo. Ma vedrai che secondo me qualcuno si manifesterà. Sii fiducioso. Vai, affare fatto. È un piacere, grazie. Anche per me è un piacere perché. Oh, cosa mi ha sbloccato? Vendi delle conchiglie. Ciao Vani 1234. Ciao. Secondo te quanti anni hai? Non saprei proprio dire. Non saprei proprio dire. Assolutamente. Non ho nessun dato per poter esplorare questo. Grazie per il follow. Grazie mille, Vani. Facciamo un po' di spesa. Ok, apriamo un po' di
kit di personalizzazione. Io sono una fanatica di kit di personalizzazione, ne compro a vagonate, potrei prendere veramente. Sono molto utili, secondo me. Giocate Animal Crossing voi? Pesce lì, ci compriamo questo. Oh, mi fa piacere sentirlo. Come si chiama la vostra isola? La mia isola ve la presento adesso, vi faccio fare un girettino appena ho finito di fare qua le compere. E si chiama Rosmarina la mia isola. Perché sono una fanatica di piante botaniche, di piante. Sì. Non mi ricordo. Di piante erboristiche, e quindi mi sembrava giusto omaggiare la città con il nome di Rosmarina. Non me l'ha detto, ma quindi giustamente Olivia mi chiede quanti anni ha Shabo? Dimmi, o dammi degli indizi che proviamo a capire. Non sono molto brava con queste cose, però. La mia isola in realtà di mio fratello, ma si chiama. Ma si chiama più o meno Codingland. Ok, Codingland. Figo Codingland. Sono tutti preoccupati perché chiaramente non c'ero da un po'. Certo, cosa possiamo dare a. Appena ricordati di aver visto Gulliver. Oh no, devo andare a salvare Gulliver, non voglio. Chiamo Twitch, indovina chi sono? Ah, ah, ah. Non saprei dire chi sei, sinceramente. Non ho questa dote, non riesco a vedere al di là dei vostri nomi account. Purtroppo devo ancora sbloccare il DLC chiaroveggente. E quindi sì, no, non ce l'ho ancora quella dote. Quindi com'è presa la l'isola? Ma non così male, non così male in realtà, eh. Comunque, ciao a tutti, questo è Oliva. Una persona che se n'è andata che scrive 5 secondi fa. Quale fra i tanti? Vani? No. Sì, Shabo. Pix. È Damiano, è Damiano che ci fa questi No, scherzetti. 5 secondi fa No, è vero. No, era Vani. no, mille. Ho indovinato, immagino. No, vedi, no, ci sono Allora no. ancora. Santa polenta, difficilissime. Questo quiz è difficilissimo. Sono sciapa. Vabbè, poi pan. O se pan o se polenta. Come dicono i nostri i nonni veneti. Grazie mille, sai. Io porto a casa un po' di cose, così vi faccio vedere la mia casupola. Adesso entro con un altro account ancora. Ok. Esplorazione di account. Oh, questo pavimento regalatomi dalla buona cade a caso. Va che è azzeccato che è con tutto l'arredamento. Allora, tavolo da tè, il libisco, posso mettermelo nello sgabuzzino.
Dame si dice, se non è zuppa è pan bagnato. Sì, allora è vero. Sì, anche qua c'è il detto chiaramente. Sì, che si può trasformare se non si soppa, ze pan bagnato, che in veneziano è così. Oppure se non si pan, si può inta. Però dipende, alla fine il concetto è sempre lo stesso. Questi li posso mettere in sgabuzzino? Oh, che bello. Pendolo di Newton. Che cos'è questo pendolo di Newton? Montatura a doppio ponte. Sgabuzzino, questo. Sgabuzzino. Una pisciolina sempre utile da mettersela da parte. Potrei anche cambiare outfit in realtà, eh. Cose qui perché. Ah, ma avevo due fossili, perché non li ho dati a Blatero? Da te che non è ah, ok, era questo rotondo quello però andiamo giù. Allora Chiarola e Schere, ecco, è entrato con un altro account, Sciabo. Grazie. Grazie. E Schere anche a te. Buone Schere. Da cambiare outfit perché questo era quello che avevo il 9 settembre, quindi mi puzzeranno pure le ascelle con questo vestito. No, non ti, cioè sì, c'è come arredo la doccia su Animal Crossing, ma non è che ti puoi fare la doccia tipo The Sims. Un goccio di Pepsi. Stai giocando al gioco di Michael Scott. Office Michael Scott Simulator. Tu No, sei una vera Pepsi Man. E allora non so. non sono un Ma è giochetto. finita. Senti questo aroma fruttato. Ho riutilizzato il bicchiere del succo di frutta. Ah, ecco. Peccato che non ne ho più di account. Domani ne creo altri, ma oggi sono impegnato. Molto pazzo. Molto pazzo. Cosa mettiamo oggi? Allora, la felpa spaziale. Il maglione da nonna potrebbe essere già cominciamo ad avvicinarci. Belli. Vieni a vedere che bella questa giacca. Guarda quanto bella è questa giacca. Capire, yes, Japan. È bellissima. Gopen. Giappone. No, Giappone. È una J. Sembra. Questa comunque me la metto, eh. Oh, è partito il toto età. Allora, quanti anni ho io? Secondo me è 25. Riprova, Riprovo. sarete più fortunati. Riprovate. Avete ancora due possibilità. Sono severa. E se sbagliano Se per due volte? niente, non succede niente. Vediamo che con che. Con dei jeans. Jeans. I cosi, gli anfibi. Diciotto. Sì, certo.
Un altro tentativo. No, avete due tentativi a testa, è ovvio. Cioè, volevo specificare questo. Voglio vestirmi da Black Emperor. Non è il coso. Sì, ho questo, che è simile. Yes, sì. Anche se c'è scritto in maglietta da testa. Vani, attenzione, Vani. Attenzione. Vani ci ha azzeccato. Vani ci ha azzeccato e vince. Fatti l'altro ieri. Li ho fatti pochi giorni fa. Bello, questo maglione. Questo maglione con la gonnelluola così è molto bello. Ma sembri una diciottenne. Sono come Dorian Gray, ho un quadro in soffitta che invecchia per me. sì, lo so, tutti me lo dicono. Oh no, Silvi. lo so, tutti me lo dicono, è una cosa non essere Dorian Gray, infatti anche perché era una brutta persona, però... Però così, è una cosa che ho da sempre, dimostro molti meno anni di quelli che ho. Cioè, in realtà non è vero, questa cosa è stata vera finché non ho compiuto... Quando ho cominciato a compiere 18 anni, sì, quando ho compiuto 18 anni, 17 anni, e la gente cominciava, vedevo che cominciava a tirare il freno a mano. E mi diceva, ma no, ma è impossibile che tu abbia 18 anni, tu ne hai 14, tu ne hai 13. E no, e non è, no, dicevo ogni volta. E non funziona così, e mi dispiace. Io mi metto gli anfibi perché secondo me sono un bel ensemble. Sì, è vero, è vero, lo so benissimo. Poi il fatto che... il fatto che comunque non, cioè paradossalmente dimostravo più anni quando mi truccavo, quando ero molto più elaborata, avevo i colori in testa, cioè il trucco fa molto, il trucco invecchia tantissimo e io non sono contro il trucco in generale, ma non, ho perso la pazienza, semplicemente. Ho investito talmente tanti anni della mia vita a truccarmi, a fare, a brigare, che adesso sinceramente mi importa solo di vestirmi decentemente quando esco di casa, ma per la salute della mia pelle preferisco non farlo più. Quindi questa cosa in realtà va a alimentare questo fattore che sembro più giovane di quello che è. Invece quando mi alzo dalla sedia, quando mi siedo, faccio oppalaim! Uissa! Okay. È quella là, la verità. Va, va, che sono le 5. Che sono? Le 18:15 e anche qui inizia a diventare già buio. No, ti prego, autunno, non fare questo alle giornate. Ah, deve riconnettersi. Dai. Lo faccio per divertimento. No, no, io non lo faccio per divertimento, lo faccio perché aia, oppala, es. È perché la vecchiaia è quella che è. Però, ok, leggevo. Stavo leggendo i vostri messaggi. Sì, infatti. Infatti, è sempre supporto. Grazie mille. Grazie un sacco.
Capriolet seduto sotto un albero così che guarda per aria sembra Renton di Trainspotting. Povero, scusami, Cabriolet. Andiamo da Gomitolo. Cosa stai facendo, Gomitolo? Ti suono la campanella. Ma esci da scuola alle 5. Posso chiederti che scuola fai? Così per curiosità. E immagino che se esci alle 5 farai rientro. Maledetti rientri. Guarda come hai esibito tutto tronfio, Gomitolo, la sedia che gli ho regalato. Questa sedia ha una storia bellissima. Ora farò questo showreel. Questa è una sedia, una storia bellissima, perché io l'avevo comprata dalla bottega di Nuku un giorno e sono stata per 2 giorni con questa sedia in tasca e non lo trovavo da nessuna parte. Dov'è Gomitolo? Dov'è Gomitolo? Dov'è Gomitolo? Dov'è? A un certo punto l'ho trovato, gli ho regalato questa sedia ed è stato il regalo più bello che potessi fargli. Infatti si vede, l'ha messa in centro alla stanza, lo sapevo io che rendevo un micio felice. Lo so, hai ragione. È una canzoncina della Wii. Hai ragione. Però è bella, fa ridere. Perché ci stava bene col contesto della ripresa. Alla fine se n'è andato qualcuno? No, Pix. Per fortuna ci sono tutti e sono così grata che ci siano tutti. Mamma mia. Sì, è quella che fa. Tu, 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 tu. È la colonna sonora della mia vita, non perché mi piaccia la Wii, ma perché è tragicomica, secondo me. Quando faccio qualcosa di sbagliato, parte la canzoncina della Wii. Che compilation di quella canzone, infatti, con i memoni, con quella canzone. Quella canzone per 10 ore. E come anche Whisper. Quella Whisper meno, è vero, però anche quella abbastanza. C'è quel meme bellissimo, quel Vine, penso, però prima di TikTok c'era Vine, che c'era, che vecchia che sono, e c'era questa bambina che rotolava, andava sull'altalena, a un certo punto cadeva dall'altalena e rotolava e partiva la canzone di Whisper. Grandi risate. E poi ci sono ancora io con l'Xbox 360 che me l'ha regata mio fratello e stranamente funziona ancora, dice Vani. Ma grande, ma che nostalgia, cavoli. Anche Oliva ce l'ha l'Xbox 360. Dove la nascondi? La so che la nasconde. Ma anche voi quando giocavate alla Wii tipo a bowling, ecco, adesso tirare fuori i reperti archeologici. Is this an Xbox Is this 360? Mamma mia, cosa c'è dentro? Sembra gli attaccapanni che facevo alle Barbie da piccola. Perché non funziona il coso, le getto. Che vecchio che mi sento. Ma è una PS1, sì. Ma Il primo modello, tra l'altro. Anzi, il secondo è SCPH 9002. mi ricordo ancora quando Claudia, la mia migliore amica,
ce l'era comprata, tipo. Questa o quella Slim? No, quella era. Sì. Io ho una delle mie migliori amiche che è molto, molto più nerd di me. Apparentemente non sembra, e poi passa le giornate quando non lavora, quando smonta dai turni di infermiera. Si spacca di PlayStation. Oh, eccola qui! Che poi posso Sembrano dire dei che semi strani il attaccati. design dell'Xbox 360 è molto figo, cioè mi piace rispetto alle ultime Xbox, il Io design mi della chiedo 360 è perché sia figo. così pesante. Tra l'altro, hai visto la Sì, One S quanto è quello è leggera? leggerissimo. Tra l'altro, questo che non riesco a togliere. Ah, tu dici che sono migliorate. Beh, Tiamo Chiarol dice, il nostro sciabo, dice che ce l'ha la Questo PS1. è un hard disk. Is that an hard disk? HDD. Epix, io dico il contrario. Epix dice: posso dire che le design sono migliorate un sacco le console? E io invece dico: ma che bello il design della Xbox 360, A me beh. non piace quello della PS5 e con questo me ne vado. Qual è quello a forma di vela, tipo? Di router? Di router della. Più che altro le PlayStation. Posso darti ragione. Più le PlayStation, secondo me, l'Xbox ha sempre avuto un po' più, non so, un occhio di riguardo per quanto riguarda il design. Io sono un po' maschiaccio perché sono cresciuto con due fratelli più grandi di me. Ok. E quindi immagino che da loro tu abbia ereditato tutta una serie di aggeggi elettronici tipo questi. Cosa molto comune di solito quando si ha fratelli maschi. Ecco, ho perso il pesce. Ah. Jumbo Later ha la pronuncia in inglese più o meno. Sì, però. Quindi è Shabu Leather. Shabu Leather, una cosa del genere. Non sono molto forte in inglese, caro Shabu. Prendetene atto tutti, non sono fortissima in inglese. Oh, Pix arriva dicendo questa cosa e Drop Mic dice: Honestly, le ragazze maschiacce sono le più interessanti. Ma guarda, con questa. Shabu Leather. Shabu Leader. Leather. Quindi Vani 5 alto per le ragazze un po' maschiaccio. Sì, il mio computer è di mio padre, l'Xbox del fratello più grande, il mio primo telefono con la SIM era di mio fratello medio, grande. Mi piace, perché alla fine si ereditano delle cose A me fa ridere favolose. il primo telefono con la SIM. Questo implica che il suo primo telefono senza SIM era un cordless e doveva rimanere nel raggio di 15 metri attorno alla casa. Dubito, Vani confermaci se è questo. È una bella cosa dare a un ragazzino, un bambino, il telefono. Sì, ti compro il telefono, ma gli compri il cordless ed è costretto a rimanere entro nei raggi della casa. Peso. Appena non risponde più al telefono è perché è andato troppo lontano e lo vai a E lo recuperare. vai a recuperare. Vediamo se perdo anche questo. Sì, possibile. Credo, perché quando schiaccio A è lentissima la reattività. Ma dai, ma che cacchio, di nuovo con questo problema. Controllo del pifferaio magico. Uffa. Mia sorella mi vestiti, lei è quella più grande d'età, ma è alta tipo 30 cm meno di me.
Quindi man mano che a me non andavano più bene, si prendevano. Comunque ragazzi, grazie di essere qua con me, perché oggi che ho iniziato la live che non c'era nessuno ero un po' triste, però adesso mi avete svoltato la giornata. Avevo un telefono che non funzionava perché era di mia madre, ma era caduto nel WC e con quello riuscivo solo a giocare con un gioco. Che Bene. telefono era, tra l'altro? Per curiosità. Però brutta storia, i telefoni che cadono nel WC è comunissimo che accada, molto comune. No, ti ho detto papà la pizza? Sì, una fresca si chiama la mia pizza. Scusate se parliamo di pizza, ma... Siamo invitati dai miei a cena questa sera, quindi mangiamo la pizza con i pomodorini confit mister. Huawei, ma avevo tipo 4-5 anni, quindi non mi importava più di tanto. Certo. Vabbè, ma quando si è bambini non si ha la percezione dell'importanza, del valore, cioè ci sta. Mi ricordo il primo telefono che ho tenuto in mano, che è quello là, con l'antenna. 12 anni ai vani, ma che dolcezza, ma bellissima questa cosa. Vedi che non è responsivo. Io sto cliccando Y, non c'è un pifero. Oh. Il Nokia di 1919-75. Il Nokia era 19, il Nokia 1975 è proprio Parlando di di creazione. Comunque, la cosa che mi fa riflettere, ragazzi, è che probabilmente i vostri genitori non sono tanto più vecchi di me e di Oliva. Perché se avete l'età che avete, i genitori, forse vostri, se sono dei genitori relativamente giovani, non sono tanto lontani dai nostri coetanei, eh? Come età. Ci sarà uno scarto forse neanche di una decina d'anni. Il Nokia 1975, no, non me lo Anch'io. ricordo. No, ma zero proprio. Adesso vado a cercare. Scusate, fermi tutti. L'hai già cercato? No, non ti viene in mente? Ma fammelo vedere perché voglio, sono curiosa. Ah, non lo trovi? Mio 45. Vedete, sì, cioè, non, cioè, per carità, chiaro, ci sono 15 anni. Però, sì, non sono genitori lontanissimi come età, perché sono cresciuta con dei genitori giovani, per me tutti i genitori sono giovani. Quindi, cioè, 18 più di... Beh, sì, ok, ci sta, ci sta, ci sta, ma non li percepisce, percepisce, sentite io, perdonatemi, percepisco come lontanissimi da me, ecco. Forse non c'è manco su Google, troppo vecchio, dice Shabum. E io ho una mira del cavolo. È uscito quel tipo di cellulare che stai dicendo te, Shabu, è uscito prima che uscisse Google e di conseguenza.
E dal momento che poi è stato, diciamo, inventato il motore di ricerca, sono dimenticati di caricare le fotografie. Ah, ho fatto bene a comprare un'altra canna da pesca, lo sapevo io. Subito a prendere quella che ho preso prima. Sembrava, non so, il destino che dovesse rompersi. Oh, Elisa! Ecco Elisa, che non mi sta particolarmente simpatica. Elisa non si è levata dall'isola. Comunque non dite niente a Elisa, ma ho fatto un richiamo su di lei da Fuffi. Sono andata da Fuffi e gli ho detto: Fuffi, Elisa non mi sta tanto simpatica, ok? E lei mi ha chiesto perché non ti sta tanto simpatica. E io gli ho detto a Fuffi perché si è rivolta a me in modo un po' sgarbato. E che poi non è, è una mezza verità, però non mi piace tanto l'atteggiamento un po' passivo-aggressivo di Elisa, non lo apprezzo moltissimo, perché sembra tutta carina e gentile, e alla fine, non lo so, ha delle uscite un po' troppo boriose, non mi piace. Allora gli ho detto a Fuffi, mi fa, va bene, vedrò di fare, mi fa, oh no, le beghe tra abitanti non mi piacciono molto, vedrò di risolvere il problema. E invece vedo che non ha risolto il problema. Sì, infatti se ce l'hai veramente tienilo sotto una teca di vetro, manco fosse la rosa della Bella e la Bestia, cioè non so. Mi raccomando. Allora, vai in piscina, ok, buona piscina. Gli orari, mi chiedi, gli orari nostri. Allora, noi di solito facciamo le live alla mattina dalle 8:30. E comunque trovi la programmazione sulla home di Twitch, ma noi la mattina dal lunedì al mercoledì e al venerdì facciamo la live dalle 8:30 alle 11 circa, 10:30, 11, e facciamo, giochiamo a Pokémon oppure leggiamo un po' di news, facciamo le cose contemporaneamente, eccetera eccetera. Poi il martedì pomeriggio leggo il libro dalle 5:30. Sto leggendo un libro particolarmente adesso che si chiama Leggende veneziane e storie di fantasmi di Alberto Tosafei, che è molto bello e molto interessante, e che siamo vicini a Venezia, quindi giustamente. E poi e questo dalle 5:30 alle 6:30, 6 in realtà, essere sinceri, e, o forse anche un po' prima. E poi al pomeriggio del tutti i pomeriggi alle 5:30 in generale sono occupati e facciamo gaming, perché c'è Oliva, gioca a Yakuza, gioca a vari giochi, a... cosa stai giocando adesso? Yakuza? Yemafish? e Pokémon. Quindi sì, questa è un po' la nostra programmazione. No, non è vero che non si è capito niente. Ditemi se non si è capito niente. Comunque trovate tutto o su Telegram oppure sulla nostra pagina di Twitch, che c'è la programmazione. Ciao Shabo, grazie mille, grazie un sacco. Bellissimo proprio lei. Oh no, è un colpo basso questo cabriolet. Gulliver, mi aveva detto che c'è.
Peschiamo. E sì, ecco cosa dovevo andare a fare, mi sono persa in chiacchiere. Dovevo andare a casa a comprare, a prendere, non a comprare, la canna da pesca. Fatto. Ok, abbiamo preso la canna da pesca. Cos'è il pannello di interruttori? Voglio proprio vedere. Usa sulle pareti. Bla bla bla. Vediamo un attimino come sta sulle pareti questo pannello di interruttori. Ho un po' paura. Dimmi, posso prendere un po' di spunti di te come arredamenti per l'isola? Ma certo che sì, Vani, ma stiamo scherzando, non devi manco chiedermelo. Certo, certamente. Oh, è una cosa, una placca per l'interruttore, adesso ho capito proprio. Ti dico in soldoni un po' ancora in divenire, il gioco l'ho comprato a giugno e quindi in realtà sto andando un po', ho giocato tantissimo fino praticamente appunto a 10 giorni fa. E poi ho dovuto mollare un attimo perché ho avuto la sessione d'esame all'università. E quindi ho voluto mollare un attimino. Però adesso ho ripreso in mano e l'idea comunque finale, comunque quello a cui aspiro nell'isola è di poter fare una specie di isola che sia, nella mia idea, un'isola basata sull'ecologia, sull'agricoltura, sulla spiritualità in senso di meditazione, luogo meditativo e cose del genere, perché è un po' quello, diciamo, queste sono le mie ispirazioni praticamente, che sono cose che vabbè alla fine mi piacciono anche nella realtà, quindi trovo che sia giusto. Sì, insomma, manifestarle anche all'interno dell'isola. Figurati. E adesso se vuoi ti faccio fare un giretto dell'isola veloce e poi ti faccio vedere anche casa un attimino com'è. A me piacciono molto le piante, mi piace molto la natura in generale, e quindi questo è un po' il concept, diciamo. L'isola, cioè la casa è stile giapponese perché comunque ho voluto ispirarmi un po' alle case rurali giapponesi. Quindi sì, è un po' piena, è un po' troppo piena di accozzaglie per essere una casa giapponese, ma mi piacciono molto gli oggetti in generale, quindi sì. Esatto, sì, esatto. Anch'io pensavo a una cosa di questo tipo, infatti coltivato un po' di bambù, però devo decidermi un giorno, mi metto con tranquillità e faccio una zona proprio anch'io sulla zona spiaggia un pochino, ecco, perché ce ne ho una nell'altopiano, ma non ce ne ho una sulla spiaggia, ecco appunto. Questa è la cucina è molto italiana. La cucina è molto italiana, non è niente di giapponese, però voleva essere una cosa tipo che mi ricordasse la cucina della mia nonna e ce l'ho fatta perché mi ricorda tantissimo in realtà la cucina della mia nonna e quindi sì. È un po' fusion, sì. Ah, non dirmi che l'ha messa in. Sì,
Sì, l'avrò messo in sgabuzzino per forza. Questa cosa non la sapevi? Eh sì, è vero, ho fatto la... La cucina mi ricordasse un po' quella della nonna. È passato tantissimo tempo, cioè tantissimi anni della mia infanzia a casa di nonna, quindi mia nonna aveva questa casa, una fattoria, quindi una casa grande, molto umile. Ma fighissima, in mezzo agli animali, quindi. E questa è un po' la cucina. Poi volevo, insomma, in realtà ho colto l'occasione per andare a mettere l'interruttore perché mi piaceva che ci fosse. Adesso infatti spegniamo. Poi ho un piano di sopra e anche il piano di sotto. E la camera da letto, va bene. La camera da letto l'ho fatta tutta a tema giallo, giallo-arancione, che sono un po' i miei colori preferiti. Oltre al grigio, vado da uno posto all'altro. Giallo-arancione, grigio e nero. Posso dire che sono i miei colori preferiti. Non abbinati assieme, perché sennò sembro un apedo. Bellissimo. Questa tigre, caro Pix, questa tigrotta qui me l'ha regalata cade a caso. È una tigrotta di cartapesta che muove la testa. Poi chiaramente doveva esserci una papera di legno, perché se non è camera mia se non c'è una papera di legno. Poi ce le abbiamo veramente le papere in casa, adesso ve le faccio vedere. Papere di però paperette di gomma. Queste ce le ha regalate la mia mamma e il mio papà quando sono andati a San Marino. E sono le paperette di gomma. Una paperetta a forma di gatto e una paperetta con i capelli lunghi un po' hippie, che è Ivan. Devo fargli gli occhiali. Gli devo fare gli occhiali tondi, come ce li ha il buon Oliva. Stanno proprio da paperetta di gomma. Bene. Scendo di casa. Oh, Marina, ciao, Stella. No, non sono andata in vacanza. Anzi, tutt'altro. Tutt'altro, cara mia, Marina. Cosa le regaliamo? Vediamo tra quello che è. Non ho regalato a Marina, sono una persona brutta. Vuoi un aiuto? Tieni un pesciolino, dai. Che puoi decidere tu. Il naso da gatto vuole regalarmi a Marina. Ok, grazie. A proposito di robe da vestire, perché non siamo ancora andati da Ago e Filo? Tipo, per esempio. Carina la maglietta che c'era sulla cosa, sulla vetrina. Ok, ciao. Filomena, dimmi qualcosa. Ma infatti sei dolcissima.
Filomena, sei dolce come una marmellata. Allora, blusa da infermiere. Blusa da infermiere, no, per carità, che mi prende male. Impermeabile qua ce l'ho questo qua grigio. Le vesti da cowboy, camicia Fisher Hand, ok. Maglione rovinato, sì, li voglio tutti. Tutti, tutti li voglio, sia nero che rosa, che verde, che beige. Nero sicuro me lo compro. Guarda, sicuro proprio. No, grazie. Adesso. Però dovrebbero implementare un sistema che ti permette di selezionare più cose, anche se sono lo stesso tipo di abito, e andare a comprare a Iosa. Che non puoi fare, non lo puoi fare. Rosa o beige? Beh, vabbè, intanto ci teniamo questo nero. E spero beige. No, beige è proprio bello, dai. Me lo tengo il beige. Ci sta. Non è malum. Completo da agricoltore, completo da agricoltore. Costume stregonesco. Bello questo! Ciao strega nera! Ciao! Ma che bello riverti qui! Ma ci sei mancato un sacco! Sei mancata un sacco. Spesso io e Ivan ci siamo chiesti: dov'è strega nera? Ma ci mancavi proprio, sul serio. E niente, mi fa super piacere riaverti qui. Veramente un sacco. Non sei stata tanto bene. Ma infatti mi sono un po' preoccupata, però non volevo neanche romperti le scatole. Ti avevo mandato una letterina su Animal Crossing. E dopo, infatti, visto che mi hai risposto. Però ho detto, ma non voglio romperle perché magari so che può avere un periodo un po' così, non volevo pressarti troppo, quindi ho detto, quando vorrà, quando se la sentirà, so che ritornerà. E infatti sei tornata. Adesso come stai? A parte gli scherzi, dimmi come va, dimmi come stai, insomma. Sai che mi preoccupo. Discretamente, oh, mi fa molto piacere che tu dica così, veramente. Sei giorni tra altri alti e bassi, immagino, ma sempre per il problema che ci citavi un po' di tempo fa, è quello il discorso. Sappi che ti capisco. Capisco molto bene. Io pensavo, vabbè, adesso questa è una cavolata, però. È da un sacco che non giocavo Animal Crossing perché ho avuto un periodaccio fra mille robe da fare, tutte che mi rincorrevano e mi avevano creato tutta una sorta di angosce, quindi staccato Animal Crossing, quindi sì, insomma, è sempre dura poi riprendere il ritmo e ritornare un po' a regime, quindi datti il tuo tempo. Cerca di trovarti dei momenti per ristorarti, per stare tranquilla, per riassestarti, che è la cosa più importante in assoluto, e recuperare, cioè lasciare che il corpo recuperi proprio. Il lavoro faccio? Io attualmente non ho un'occupazione fissa, io sto ancora studiando, sto finendo di fare la magistrale. E
sto studiando all'Accademia di Belle Arti a Venezia. E comunque il mio lavoro di base sarebbe la fotografa, perché io di base sono fotografa e quindi spesso mi arrivano commissioni di lavori da fare in questo senso, ecco. Un lavoro fisso fisso non ce l'ho. Sono molto carini. Penso che prenderò questo marrone perché ci sta con l'abito arancione. Oddio, non è che ci sta proprio benissimo. Bah, bah. Bah, bah, bah. Vabbè, comunque lo compro il cappello, è carino. E compro anche le calze arancioni perché ci stanno bene col vestito di Halloween. E per oggi direi basta così, spese pazze, insomma. Va bene, grazie mille, piccola Agostina. Allora adesso torniamo fuori. Torniamo fuori e dove andiamo? Andiamo, andiamo. Si è fatta una certa. Chi è che cammina piano che sembra un vecchierello? Ah, è Nan. Nan è un po' una vecchierella inside. Raccogliamo questi fiorellini che sono nati al di fuori del loro seminato. Questa è un'anemone, questa è una rosa arancione, sicuro. E andiamo a piantarli. Però sono diversi. Vabbè, non so dove piantarli, niente. Comunque, Vani, volevo farti vedere anche che ho creato questa piccola area che l'ho chiamato, vabbè, il giardino botanico, perché sono una fanatica di giardini botanici. Mi piacciono tantissimo e quindi ho voluto ricreare le vibes di un giardino botanico. E è stato uno dei primi progetti dell'isola questo e ne vado molto fiera. Più che per la creazione di nuove specie di fiori, l'ho fatto proprio perché mi piaceva l'idea di avere fiori, anche che non fossero proprio ordinatissimi. E mi piaceva il contesto, in fondo. Poi ci ho messo il rubinetto alla fontanella. Io volevo andare in cerca di altri fossili prima, perché ho visto che c'erano da qualche parte, ma non ricordo più dove li ho trovati. Dove li avevo trovati? Li avevo trovati forse di qua. Ah, ma qua c'è un punto morto, quindi niente, devo tornare indietro. In realtà posso saltare. Ho fatto il trampolino di lancio. Qui mi ricordo che c'erano i fossili. Di buche qua. Poi ho fatto invece un'area sportiva perché ho due abitanti che sono un po' fanatici dello sport e quindi volevo fargli un piacere e volevo regalargli un'area sportiva.
Grazie. Non sono un amante dello sport. Per inciso, non sono una grande amante dello sport. Ma volevo far contenti i miei villaggini e quindi perché non mettergli due o tre biciclette? Palla da rugby, no, non è da rugby, sì, da rugby. E niente, dei buchi che avevo trovato prima non ve n'è traccia. Se voi li vedete da qualche parte, ditemelo, perché io ero convintissima di essermi lasciata dei buchi da qualche parte. Forse qui dietro. Ok, forse lo ricordo. Qui tipo. Oh, sono vecchia, non mi ricordo le cose. Eccolo là uno. Perché non ha senso fare mille giri secondo me da blattero. Prima voglio dissotterarli tutti, che poi ogni volta che gli porto le cose a Blatter mi dice ce le abbiamo già queste cose. E io, Blatter, ti ha anche ragione, gli dico io in veneziano. Hai ragione. Però queste trovo nella mia isola. Sempre la sbatta di riuscire ad andare nelle altre isole. Calma piatta, proprio. Niente, basta. Ok, allora, a meno che non ce ne siano qui sopra, mi sa che possiamo andare tutti insieme appassionatamente da Blatero a portargli quello che abbiamo trovato. E poi eventualmente se ne escono fuori alcuni, si farà di conseguenza. Fatto partire la lama, giusto? Bravo. Va bene. Ok, sentenza definitiva, andiamo da Blatius. E tra l'altro le strade che ho fatto finora sono in divenire. Cioè, sto cercando di pavimentare un pochino per delimitare. Sì, le strade. Bella questa domanda, mi piace. Allora, Oliva, devi venire qui. Subito. Così ti Cosa rispondiamo. richiede la mia attenzione? Ecco, ossia, Vani ci chiede qual è il nostro film, serie TV preferito. Oh yes. Bella domanda Allora, per noi. film potrei dire Brooklyn di Spike Lee e serie TV The Office. Tu? È difficilissima questa domanda. Difficile. Per me è molto, è una domanda fighissima, però ogni volta che me la fanno io vado in crisi da morire. Il controllo ha smesso tra l'altro di collaborare e, perché io, scusatemi, perché io studio un po' queste cose e quindi per me è difficile saper discernere. Io faccio arti visive all'università, quindi studiamo cinema sostanzialmente, montaggio, video e tutto quello che serve per fare quelle cose. E quindi per me è molto difficile perché io alcune volte riesco a salvare in corner un film che magari non è stato molto esaltante proprio perché magari ho trovato eccezionale, che ne so,
la fotografia. No, ecco. E quindi automaticamente diventa il mio film preferito perché mi è piaciuto come l'hanno girato, solo dal punto di vista fotografico. Ma serie TV almeno? Serie TV, io direi A assolutamente The pari Office. merito comunque The Office con Better Call Saul, Sì, esatto, stavo per dirlo spin-off di anch'io. Breaking Bad. Oh! Grande il tuo fratello, mandagli un 5 alto da parte nostra. Sì, anche io direi The Office, io direi anch'io Better Call Saul e Breaking Bad anche di conseguenza, perché secondo me è bellissima anche come serie, però meglio Better Call Saul di Breaking Bad, quindi meglio lo spin-off di Come Daria convive sempre. Esatto, meglio lo spin-off della serie. E poi come film. Nanni Moretti qualcosa? Sì, Thriller? sicuramente. No. È che per ogni genere più o meno avrei qualche film preferito. Io posso partire dal presupposto, Vani, non so se conosci un po'. Quentin Tarantino, ma penso di sì perché è abbastanza famoso magari, però io ho iniziato così, io mi sono appassionata al mondo del cinema perché mi piacevano, ero piccolina, avevo un poco più della tua età e mi piacevano i film, cioè avevo iniziato a vedere i film di Quentin Tarantino, che sono un po' truculenti in realtà, non sono molto indicati. Una certa età, proprio 14-15 anni e mi è scaturita questo tarlo in testa. E il primo film che ho visto suo è stato Kill Bill e mi sono appassionata a tutto quello che è l'immaginario un po' anche giapponese che ripropone un po' Quentin Tarantino e quindi direi che se vogliamo partire da lì mi piacciono i film che hanno come trama, così te la faccio più semplice, la vendetta, ma la vendetta in maniera molto sottile. Se posso dire, tra l'altro, o il riscatto nel senso di riscatto sociale, la rivincita di qualcosa. Per esempio, un film che a me piace tantissimo, perché secondo me è molto completo da tutti i punti di vista, posso dire che sia Castaway on the Moon. Sì, assolutamente. Se non l'hai visto, perché magari è un cinema coreano, però cercatelo perché è un film dolcissimo e bellissimo allo stesso tempo e si chiama Castaway, come Castaway on the Moon ed è un film molto 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 bello e devo dire che lo cito fra i miei film preferiti, lui sì. Quindi partendo da Quentin Tarantino che tratta tutte le tematiche della vendetta in maniera truculenta è molto molto sanguinoletta. Mi guarderei questo. Andando a finire a Castaway on the Moon, che direi che tratta il riscatto quindi sociale di una persona che ha una seconda possibilità sia da un lato che dall'altro. Quindi c'è una storia d'amore anche, io non sono molto fan delle storie d'amore, ma la storia d'amore in Castaway on the Moon è proprio dolce, più bella e sincera. Ciao Crimagna97, ciao! Quindi Vani, io te lo consiglio, perché è un film che è proprio bello. Dopo non so, dimmi te cosa, te la rivolgo al contrario. Ecco, mi fa piacere. Dimmi te al contrario poi cosa ti piace, così posso magari contribuire alla causa, eventualmente ulteriormente. Dimmi quali sono i tuoi film preferiti o il tuo film preferito. Quando scommettiamo che mi dice che abbiamo già tutti questi fossili. Ah no, c'è qualche rarità. Vabbè.
Rimagna 97. Ciao! Ti avevo salutato anche prima. Come va? Come stai? Eh sì, stavamo appunto parlando di film con Vani e di serie TV. Quindi se ti va puoi contribuire a alimentare la chat con i tuoi film preferiti o le tue serie TV preferite. E ne parliamo volentieri, perché io parlerei di queste cose per ore, sinceramente, senza stancarmi mai. Noi bene, grazie. Siamo tranquilli. È da un po' che non giocavo Animal Crossing. Tu giochi Animal Crossing? Io voglio sempre sapere cosa ha da dirmi Blatter. Non so voi. Ok. Come si chiama la tua isola? Io lo chiedo a tutti, perché così mi piace. Perché secondo me dice tanto di in ogni caso della fantasia di quella persona. Io la monita ero convinta di avergli allocciato. Villanza! È bellissima come nome. Mi rilassa. Villanza. L'isola invece che state vedendo si chiama Rosmarina. Adesso esco dal museo e ve lo faccio vedere. Io film come anime mi sto ancora guardando Sword Art Online, che devi avere Prime, ok, per vedere le serie. E ce l'abbiamo Prime, tra l'altro la sub è gratuita se avete Prime. ma anche Netflix per vedere i film appena finita la prima stagione, e come serie TV saga Harry Potter, i film della Marvel, ok. È un soprannome del tuo paese. Ah, ok. Il tuo paese d'origine reale, insomma, ecco. Sword Art Online. L'ho già sentito. Qualcuno me lo deve aver citato. Harry Potter. Ok, guarda, fatalità. È stato l'altro ieri che io e Ivan ci siamo guardati e lui mi fa: Madonna, che voglia che avrei di rivedere tutti i film di Harry Potter. E gli ho detto: assolutamente sì. E quindi sì. Ci anche noi ci fa voglia di... sarebbe bello vederlo qua comunque. Perché abbiamo visto che sì, ci sono su Prime i film di Harry Potter. E stavamo pensando e meditando, siccome abbiamo il lunedì che lo dedichiamo, abbiamo già dedicato una volta un lunedì a un film che vabbè era Dinosauri della Dingo Picture per fare un po' di risate, però noi vogliamo sfruttare questo format e sarebbe bello magari vedersi assieme qualche film di Harry Potter, così se vi va, visto che abbiamo voglia di fare questo revival anche noi. Però bisogna avere che tutti abbiano Prime, però io, come lo dico sempre, con Prime la sub è gratuita. Prime. Sì, no, se non hai Prime non puoi guardare il film, sì, se non hai Prime. Quindi non puoi guardare le persone film. Che magari... È vero. Ma non hanno iniziato la saga di Harry Potter tipo sul 6? È probabile. Vani dice che ci chiede se non hanno iniziato la saga di Harry Potter sul 6. È probabile, molto probabile. Però noi non guardiamo tanta TV. Cioè noi guardiamo principalmente cose online. Quindi non sappiamo bene cosa sta succedendo nella TV italiana. Sì, guardiamo più la TV non nostrana.
Ogni anno la fanno vedere verso... Sì, è vero, infatti, infatti, è vero. Ogni anno cercano di riproporla e di rifarla. È vero, lo fanno. Sì, lo fanno all'inverno. Grazie, grazie, è verissimo. Sì, sì, sì. La fanno verso... Non proprio verso Natale, ma quando comincia a fare un po' di freddo, che proprio ti rintani in casa con la copertina e il tè caldo. Andiamo a vendere questi... i fossili. Tanto non se ne faccio niente. Sono mandibola di elicoprimone, mandibola di elicoprimone, due uguali. Cranio guanodonte, coda denoico, coda smilodonte e milocuminchia. Ciao, no, in realtà devo andare da voi. Sto intravedendo un gatto bianco che si mimetizza un po' col muro. Come si chiama? Stai parlando di lei? Vabbè. Selma, vieni a presentarti, dai. Ce ne sono due di gatti in realtà. È timida. Adesso ve la prendo. Stanno chiedendo di te. Eccola qui. Lei è Baby Selma. È un gattino tutto bianco. Una gattina tutta bianca. Ed è timida ed è proprio come sembra, cioè mi appare. Invece questa sbrodolonissima e lei si chiama Patty. Lei è sbrodolone ed è proprio come sembra anche lei. Super piena di sé. Lei crede di essere la padrona della casa. E infatti lo è. Patty e Selma. E sono sorelle biologiche, veramente. Sono proprio sorelle della stessa cucciolata, anche se non sembra. Siamo gattarissimi. Qui in casa Olive and Sage. mega gattari. Voi avete gatti? Che faccio una domanda collettiva alla chat. Chi ha gatti alzi la mano e si dichiari gattaro. Avevo una gatta che dormiva sempre e non usciva mai. Anche le nostre non escono mai. Le nostre sono molto casalinghe e dormono altrettanto sempre. Controllare una cosina piccola. No, c'è ancora Katie. Devo che lei se ne fosse andata, invece no, c'è ancora anche Katie. Vane riscattato Pepsi Man.
Beviti un'altra Pepsi subito. Abbiamo tutti i bicchieri e la lavastoviglie. Ecco, allora, il buon Olivo dice la berrebbe, la vorrebbe bere la Pepsi, ma abbiamo tutti i bicchieri in lavastoviglie. Vero, Simone, sta andando la lavastoviglie. Ho appena iniziato, no, in realtà è, allora, con l'isola intendo con la live. No, con l'isola sì, con l'isola il gioco, come dicevo prima, ce l'ho da giugno e quindi... No, non c'è. Da quando è che ce l'ho già? Da giugno. Non riesco più a avere la sequenza del tempo. Quindi sì, ho appena iniziato in realtà con l'isola, non è tantissimo. Si vede, cioè. Però mi piace andare a rilento un attimino con le cose. Cioè. Speriamoci che va bene. Io ogni cosa rosa che trovo la regalo a Kathy e lei è la gattina più felice del mondo. Anche quel tiragraffi me l'ha regalato, non mi ricordo se Striga Nera oppure accade caso Francesca, che è un'altra nostra amica, però era rosa e l'ho regalato a Kathy e lei è stata felicissima. Francesca, se me l'ha regalato. Bene, ragazzi, Wally, come vedi Crimagna, sì, è vuotina, ci sono un po', ho costruito già un paio di aree, tre aree, un'area sportiva, un'area relax e un'area botanica, e in divenire chissà cosa succederà. Adesso Fuffi mi ha conferito le 4 stelline, ma in realtà chiaramente aspetto di poter salire, cioè con calma salirò di le 5 stelline se avrà la decenza di darmele. Però il mio goal del gioco è stato far arrivare Tom Nook KK a suonare, perché volevo tantissimo che venisse a suonare nell'isola, perché sono mega fan di KK, ma super 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 fan, e quindi è stato un life goal di Animal Crossing. Ragazzi miei, io con questa vista davanti a casa mia io vi saluto, vado a cenare, perlomeno vado a mangiare la pizza. Ma da voi fa già freddo ancora quell'aria che si può stare ancora in maniche corte? Allora ti dico solo che io sono a casa, abbiamo le finestre aperte in questo momento, ma fa freddo, cioè. E quindi mi sono messa la felpina. Quando ripeti che hai distrutto l'isola e stai ricostruendo. Ho sentito di tante persone che hanno fatto così e sono ricominciate da capo, anche un'amica di un'amica che conoscevo ha voluto ripristinare tutto dopo tipo 1000 ore di gioco, ha ripristinato tutto. Pazzia, se penso quanto tempo ci ho messo io a fare quelle due robe che ho fatto. Però mi piace perché è uno spirito di rinnovazione, di rinnovamento che è figo. Cioè, secondo me ci sta, è proprio lo spirito del gioco. Quindi ci sta tutto, ragazzi. Io spero di rivedervi, spero di rincontrarvi venerdì prossimo, ma anche nei prossimi giorni in realtà, con le altre attività che facciamo, con gli altri format che facciamo. E se volete essere più aggiornati velocemente su format, su quello che facciamo in generale e siamo sempre presenti, c'è il nostro canale di Telegram, oppure altrimenti il nostro, cioè, Instagram, anche volendo. E noi andiamo subito, siamo bravi, insomma, ecco. Quindi, se avete domande, cose in merito, delucidazioni, noi ci siamo. E niente, vi ricordo un attimino un po' la programmazione, che l'ho detta anche prima,
Abbiamo lunedì, il mercoledì e il venerdì alle 8, alle 8 e mezza, alle 10 e mezza, 11 circa, che di solito leggiamo le notizie del giorno e giochiamo a Pokémon. C'è Oliva che gioca a Pokémon, ma io ci sono qui. Poi abbiamo il martedì pomeriggio, tutti i martedì, escluso il martedì pomeriggio, c'è sempre il buon Oliva che gioca, prevalentemente adesso a Yakuza. E il martedì pomeriggio ci sono io alle 5 e mezza che leggo Leggende Veneziane e Storie di Fantasmi, e poi il venerdì ci sono io sempre che gioco Animal Crossing. Sei sempre te? No, la maggior parte delle volte ci sei tu, scusa. Grazie a tutti, grazie dai follow, grazie. Dei punti canale, grazie di tutto. Selma, sei tornata? È tornata Selma, per salutarvi, giustamente, esatto. Perché mi sembra giusto. Aiuto! Ciao ragazzi, grazie Vani, grazie Sciavo, grazie Crimagna, grazie Pizz. Grazie a tutti, grazie mille. E ci vediamo lunedì. Ci vediamo presto. 9:30 mattina, ci sono io, News e Pokémon, la Silvia è in giro per casa. Io sono in giro per casa. Finché non inizia l'università. Ciao Straganera, sei ancora qui, che bello, ciao. Siamo. Ciao, grazie di essere passata, fatevi sentire. Buona cena a tutti. Ciao ragazzi. Baci. Ciao. Ciao.